I divani tornotorno di velluto rosso, flush e consumati, i grandi specchi appannati, i camerieri stanchi con le falde bisunte, i clienti incalliti ai loro posti. La decadenza, insomma, trova il caffè pronto al trapasso. Pure quando il proprietario, il suor Ugo, confermò la voce che circolava da tempo, non parve possibile che sarebbe venuto il giorno della chiusura definitiva, quasi che altrimenti dovesse crollare il cielo. Invece, tutto rimase al suo posto, e il caffè chiuse e rapidamente sparì. Quello stanzone aveva conosciuto tempi brillanti. Completamente rinnovato nel 1908, gli artisti lo avevano decorato ed eletto a loro permanente residenza. Ben presto si andò formando l'ambiente. A destra si posero politicanti, quelli che sfacevano e rifacevano i ministeri. A sinistra presero posto gli artisti, che si contentavano di rifare solamente il mondo. Il resto era riservato ai soliti neutri, presi tra due fuochi e a chi capitava. Dopo una mattinata calma dedicata alle colazioni, dalle 14 alle 16 il caffè si riempiva di clamore e di fumo, per poi ricadere in una grigia riposante sonnolenza onde disporsi alla confusione della sera e della notte che non finiva mai. Perché se d'inverno era difficile convincere ad uscire dal calduccio, d'estate, nella terrazza all'aperto, le conversazioni continuavano dopo la chiusura, assistite dal guardiano delle seggiole e dei tavolini, il quale sfruttava la situazione spacciando acqua nasciata e sigarette. La fama di quel caffè la fecero sicuramente gli artisti, ma bisogna convenire che si trovava un terreno molto adatto. Nei proprietari un mecenate e nei camerieri di tipi fuori dall'ordinario. Non bisognava mai aver furia e prendere tutto con spirito. Tutti poi erano presi di mira dagli artisti, che riempivano il marmo dei tavolini di schizzi e di caricature. Naturalmente, per gli abituati, codeste erano bazzeccole alle quali neppure più si badava, ma chi capitava novello passava di sorpresa in sorpresa e finiva per andarsene facendoci un crocione. Invece tornava e si abituava anche lui, accrescendo così l'occupazione e il fumo. Nelle feste comandate il caffè dava di fuori, ma se guardassero bene le avventure occasionali dall'occupare posti riservati, in qualche modo sarebbero stati espulsi. Oltre agli artisti, convenivano abitualmente in quel locale svariati clienti, falsi intellettuali che a contatto col fuoco si montavano la testa spiccando effimeri voli, artigiani che si sentivano affratellati con quelli scapestrati di sinistra, uomini di parte policromati per i quali nulla andava mai bene, fino a borghesi risparmiatori che con un caffeino passavano delle ore. Un giorno vi entrò D'Annunzio, sbarcato di carrozza con un salto a piè pari, accompagnato da Iarro, venuto a Livorno per la rivincita di più che l'amore. Un altro giorno fu visto rincantucciato un signore in nero, che spirava tristezza da tutte le parti, ed era Ferravilla, il contrario di quel giovaglione grosso che ingoiava gelati su gelati, coi baffi a manubrio di bicicletta che vibravano per la golosità di Leoncavallo, nonostante che il suo Malbrù avesse avuto il risultato positivo di far cantare a Livornese un ritornello che diceva oh Malbrù, e come te li bevi, te li butti giù». Tutti gli artisti livornesi sbalestrati per il mondo, quando rientravano in un porto, non mancavano mai di sbarcare al caffè. Per qualunque artista, di qualsiasi arte, quello era il ritrovo. Il libro dei visitatori illustri sarebbe pieno di firme, ma una tale fatica nessuno mai la pensò. Sul tardi l'aria diventava opalina, affiocava le luci e confondeva i rumori, mentre dalla cucina si effondevano ondate di gas. Batteva l'ora del generale rilasciamento, poiché le consumazioni erano ormai consumate e i cucchiaini buttati di traverso non servivano più. Allora il caffè si trasformava in una nuvola di fumo, gravida di sonno e di fantasie. E i più, infatti, si appisolavano, sorridendo.